Ora per la nostra rubrica Piemonte che produce la storia controcorrente della Spea di Volpiano. A Natale ha dato la doppia tredicesima ai dipendenti e adesso dice siamo pronti ad assumere giovani preparati, ma ce ne sono troppo pochi. Vanni Caratto. Ma in Piemonte c'è moltissimo lavoro, è una regione industriale, l'Italia è la seconda nazione industriale. Chi non trova lavoro è perché ha sbagliato studio o non ha voglia. Non usa giri di parole il fondatore e presidente della Spea di Volpiano, un'azienda d'avanguardia che produce da oltre 40 anni macchinari di collaudo per dispositivi elettronici, dai pacemaker all'elettronica dell'auto o del telefonino. 550 dipendenti in Italia, 110 milioni di fatturato e un business che continua a crescere, tanto che a Natale i dipendenti hanno ricevuto una doppia tredicesima. In un'impresa nella quale l'80% sono ingegneri, nonostante un sistema di formazione solido come quello piemontese, con un Politecnico riconosciuto a livello internazionale, oggi è difficile, assicura il Presidente, trovare giovani sufficientemente preparati da assumere. Ma diciamo che i giovani del Politecnico sono discretamente ben preparati, ma ne sfornano pochi. Nonostante sono tanti, sono pochi, perché il lavoro ce n'è tanto in Italia. E Spea sarebbe pronta ad assumere ancora per crescere, sapendo che per competere a livello mondiale in settori avanzati la strada è una sola. Ah, c'è un solo modo, o sei il migliore, se no non ti comprano. È molto semplice.